La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra di cosa. Appena scesa dalla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se è confuso al cuore libero come a moglie. Così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tira addosso, era funesto delle cagnette a cui aveva soltanto l'osso. Ma le comari di un paesino non prendono certo l'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'infettiva. Ci sa che la gente da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel tempio, ci sa che la gente da buoni consigli, se non può più dare cattivo esempio. La vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più moglie, che prese la briga di certo gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle condute, la posta un po' con parole acute, il frutto d'amore sarà unito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario, dissero senza parafrasare, ma da chi potesse troppi clienti più non consorzio alimentare. Ed arrivarono qua contendarmi con i pennanti, con i pennanti. Ed arrivarono qua contendarmi con i pennanti e con le armi. Tenero non è la dote di cui ancora i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono ma volentieri. Dal commissario sagrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco, porto la muria nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con certe le parte la primavera. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, ti porta un passo per il paese, l'amore sacro.